Come e perché dovresti preparare le schede di lavoro sui tuoi personaggi? Molti autori cominciano a scrivere il proprio romanzo senza aver fatto un vero lavoro di progettazione, soprattutto senza aver lavorato abbastanza in profondità sui propri personaggi. Questo è un errore, me l'hai sentito dire già tante altre volte e continuerai a sentirmelo ripetere. La progettazione è la chiave di un romanzo ben riuscito. Più tu utilizzi il tuo tempo per approfondire la progettazione, quindi l'analisi dei personaggi, la struttura della trama, l'intreccio, meglio poi sarà il risultato, più facile verrà la scrittura e più efficace sarà il testo finale. Partiamo dunque dai personaggi. Cosa sono le schede dei personaggi che spesso senti nominare? Sono delle schede di lavoro che appunto raccolgono tutte le caratteristiche dei tuoi personaggi. A mio avviso dovresti farle sicuramente per tutti i personaggi principali della tua storia, quindi il protagonista o i protagonisti e i personaggi comprimari. Puoi decidere tu come scriverle, dove scriverle. Io uso ancora il vecchio sistema, carta e penna o un quaderno in cui realizzo queste schede. Se preferisci invece puoi farlo al computer, creare dei file oppure usare delle app sul tuo smartphone per prendere nota di tutto quello che andrai a scrivere sui tuoi personaggi, ma devi farlo per iscritto, per due motivi. Primo, perché il lavoro di creazione delle schede dei personaggi non è un lavoro breve e quindi si prolunga nel tempo e quindi tu potresti non ricordarti quello che hai già pensato di un personaggio se non l'hai scritto, e poi soprattutto perché le nuove cose che di volta in volta andrai ad aggiungere non devono essere in contrasto con quelle che hai già stabilito. Quindi il fatto di scrivere ti assicura anche di non creare delle incongruenze tra i vari elementi che vanno a costituire la fisionomia, il carattere, il panorama completo del tuo personaggio. Perché dunque facciamo questo lavoro? Perché il personaggio deve avere una sua fisionomia completa. Non so se anche a te è mai capitato di leggere delle recensioni su alcuni libri e trovare scritto che il libro non è piaciuto al recensore perché i personaggi erano deboli, oppure a volte trovi delle affermazioni del tipo i personaggi erano piatti o non erano personaggi a tutto tondo. Cosa significa questo? Significa proprio che al lettore non è arrivata un'immagine completa, complessa del personaggio in tutte le sue sfaccettature. Questo significa che l'autore non ha fatto o non ha fatto abbastanza un lavoro di analisi sul proprio personaggio. Allora, come si fa a creare sulla pagina un personaggio che possa apparire al lettore un personaggio completo, non piatto, a tutto tondo? La soluzione è molto semplice. Tu nel testo non dovrai raccontare tutto del personaggio, ma tu come autore devi sapere tutto del tuo personaggio. Perché solo se tu conosci tutto del tuo personaggio, allora saprai metterlo in scena, nero su bianco, nelle pagine del tuo romanzo, con veridicità, con verosimiglianza, con coerenza. Quando parlo di coerenza non intendo dire che il personaggio deve comportarsi sempre nello stesso modo, che se è un buono all'inizio del testo deve rimanere sempre buono e se è un cattivo deve rimanere sempre cattivo, oppure se è un personaggio che non fa errori non deve commetterne mai. Coerente significa coerente con il suo carattere, con la sua natura. Tutti noi abbiamo ombre e luci, difetti e pregi. Facciamo azioni corrette e tante altre ne sbagliamo, questo fa la nostra umanità e anche i tuoi personaggi devono avere i loro contrasti, ma alla fine quello che deve arrivare al lettore è proprio l'idea di una persona vera, con luci e ombre, pregi e difetti, e azioni corrette e azioni sbagliate. Questo può accadere solo se tu hai in mente e preferibilmente anche per iscritto un'immagine completa del tuo personaggio. Ecco perché insisto sulla necessità di fare il lavoro delle schede di preparazione per iscritto. Allora, io ti consiglio di cominciare così, con il tuo protagonista in particolar modo, che è sicuramente il personaggio principale, non soltanto per il lettore, ma anche per te, ti consiglio di cominciare a pensare a questo personaggio tutti i giorni, portatelo con te nei tuoi pensieri, nella tua mente. Devi cominciare a pensare al tuo protagonista quanto più spesso riesci. Dopo un po' che ti sarai portato con te
tutti i giorni, tutto il giorno, nella tua mente, il tuo protagonista, allora è arrivato il momento di cominciare a scrivere. Quindi prendi carta e penna oppure apri un file, a seconda di come hai deciso di lavorare, e crea la pagina dedicata al tuo protagonista. Nel tuo protagonista devi scrivere tutto. Questo è un file o un foglio che tu devi tenere sempre a portata di mano per tutti i giorni a seguire, a volte anche le settimane a seguire, durante il lavoro di progettazione. Tutto quello che ti viene in mente su di lui devi subito andare a segnarlo. Parti dalle cose più semplici, che a volte sembrano scontate ma non lo sono affatto. Per esempio, nel tuo protagonista scrivi nome e cognome. Molto spesso le persone non pensano al cognome del proprio personaggio perché magari nel testo non verrà mai citato, però serve per capire, per esempio, da che parte del mondo proviene o da che famiglia proviene. Quindi tu devi dare nella tua scheda di lavoro un nome e un cognome al tuo protagonista. Poi devi dargli una data di nascita, anche se nel testo non si parlerà mai del suo compleanno, tu devi dargli una data di nascita. Perché? Perché è importante che tu sappia esattamente quando e dove è nato. Per esempio, sapere quando è nato il tuo protagonista ti permette di capire in che anni, in che periodo storico ha vissuto la propria infanzia, la propria adolescenza. Quindi quali sono i giochi che aveva a disposizione, la musica che ha circondato le sue giornate, e quindi sono tutti passaggi importanti che ti permettono anche di non essere contraddittorio, di non creare delle incongruenze temporali durante la tua storia. E poi passa all'aspetto fisico. Scrivi tutto quello che puoi dire del tuo personaggio: altezza, capelli, colore degli occhi, età, ovviamente nel momento in cui verrà raccontata la storia, quindi se hai segni dell'età, se è anziano oppure se è giovane. E ancora corporatura, e poi modo di vestire, abbigliamento, tutto quello che puoi dire sull'aspetto esteriore. E poi passi alle abitudini e alle esperienze di vita, quindi per esempio da bambino che cosa gli piaceva, se era un bambino calmo, se era un bambino vispo, a scuola qual era la materia che gli piaceva di più, qual è una delle marachelle più bizzarre che ha commesso da ragazzino, chi era il suo migliore amico, il suo confidente, come è andata la sua prima cotta, quale materia gli piaceva di più a scuola, se era bravo, se non era bravo, se andava volentieri oppure no, che studi ha fatto, tutto ciò che ti viene in mente. Capisci che questo è un lavoro che non puoi fare in un giorno solo. Il primo giorno che aprirai il tuo file, aprirai il tuo quaderno, comincerai a creare questa scheda, ma questa scheda deve rimanere lì a tua disposizione, aperta, per essere riempita, per essere arricchita giorno per giorno, a mano che ti vengono in mente episodi o tratti distintivi del suo carattere, li vai ad aggiungere. Dopo aver parlato del suo passato e quindi aver cercato di capire qual è la storia che lui ha alle spalle, cerca di capire anche che cosa lui ha in mente per il proprio futuro, quindi cerca di capire quali sono le ambizioni che lui ha, oppure i progetti che aveva e che forse non sono andati in porto, e quindi come ha vissuto eventuali svolte impreviste della vita. E poi ancora, quali sono le sue paure più grandi, che cosa teme per sé o per i suoi cari. E poi, chi ha intorno, ha una famiglia oppure è un solitario, e se ha una famiglia, da quali elementi è composta, a moglie, figli, un fidanzato. Tutto quello che tu puoi dire del tuo personaggio deve essere presente nella scheda. Ora, come ho detto prima, non tutto quello che tu inserisci nella scheda finirà nel testo, troverà spazio nel testo. Nel tuo romanzo tu non dovrai dire tutto del tuo personaggio, ma per poter mettere in scena il tuo personaggio con coerenza devi sapere tutto. Allora, nel romanzo poi, quando scriverai, ti troverai a dover citare alcuni riferimenti o a dare qualche accenno sulla vita del tuo personaggio, ma li avrai già pronti perché avrai la tua scheda dalla quale andare ad attingere. E soprattutto, come mettere in scena il personaggio, come lo fai agire, come lo fai reagire a ciò che gli viene detto, agli imprevisti della trama, come lo fai parlare, come lo fai muovere, se ha dei tic, se ha delle frasi ricorrenti, tutto questo emergerà con molta più fluidità se tu hai fatto il lavoro preparatorio, e soprattutto quello che dirai del personaggio lungo il romanzo sarà coerente, non ti contraddirai, perché per te il personaggio
nella tua testa è molto chiaro, è una persona vera. È chiaro che del protagonista puoi fare un lavoro veramente andando in profondità. Per gli altri personaggi potrai restare un po' più in superficie, ma io comunque ti consiglio di fare delle schede scritte anche per tutti i comprimari, cioè personaggi che hanno un ruolo all'interno della tua trama. Puoi evitare di fare delle schede scritte solo per i personaggi che sono veramente minori, cioè le cosiddette comparse, che non hanno ruoli importanti all'interno del tuo romanzo, ma per tutti i personaggi principali ti consiglio veramente di fare le tue schede. Poi, se prendi questa ottima abitudine di lavorare con le schede dei personaggi, la prima volta potrai trovarlo un lavoro difficile, pesante e lungo, però poi, quando andrai a scrivere e ti renderai conto veramente di quanto queste schede ti aiutano e rendono più immediata la scrittura, allora nei testi successivi, nei tuoi libri successivi, non potrai più fare a meno di lavorare in questo modo. Ricordati che la scrittura è metodo e pratica costante e tu puoi cominciare a creare il tuo metodo di scrittura proprio partendo dalle schede di lavoro sui tuoi personaggi.